l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Carissime acliste, carissimi aclisti, benvenuti e anche a tutti quelli e quelle che si uniscono a noi in questo momento di riflessione. E il tema di questa sera ha come titolo Fondata sul lavoro. Così è scritto nel primo articolo della Costituzione italiana. E in occasione della festa del 1° maggio, quest'anno vissuta in forma un po' particolare, inedita, vorrei dire virtualmente reale, ecco, come ACLI di Bergamo e di Brescia, vogliamo riflettere insieme proprio su questo aspetto del lavoro e quindi ci prendiamo cura del lavoro, della sua dignità, del suo rapporto con l'economia, del suo legame con l'ambiente. E lo facciamo proprio a partire da un brano della Genesi che ci pare contenga in germe un po' questi aspetti che poi andremo a condividere nelle varie proposte di riflessione. Lo ascoltiamo dal libro della Genesi. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Ecco, sulla scorta di questo brano della Genesi, che davvero richiama un po' gli aspetti che andremo ora a presentare e a riflettere, e lascio la parola a chi con più passione, con più competenza, può dire meglio questi particolari, questo approfondimento. Lo lascio a Don Fabio Corazzina, a Roberto Rossini, che è il presidente nazionale delle ACLI. Lo lascio a Marta Panceva, questa docente, e a Lidia Maggi. Lo lascio a Don Cristiano, che concluderà poi questo momento di riflessione. Allora un grazie particolare, ma anche a tutti quelli che con il loro lavoro hanno contribuito a realizzare questa nostra riflessione. Buon proseguimento. Giorni difficili questi che stiamo vivendo, e li stiamo vivendo insieme con fatica. Giorni che ci ricordano lo sfascio sociale e civile provocato da questo virus incontrollabile. Giorni che ci chiedono la forza di rialzarci e di costruire. Già, ma che cosa e come rialzarci a costruire? Siamo all'interno, vedete, di un monastero benedettino, femminile, risalente al XV secolo, legato a due monasteri interni alle mura della città di Brescia, il monastero di Santa Giulia e il monastero dei Santi Cosma e Damiano. Che San Benedetto sia stato veramente geniale è un'evidenza storica. Visse in un periodo di decadenza e di implosione dell'impero romano, a cavallo fra il IV e il V secolo d.C. Tutti sapevano che sarebbe arrivata la fine del mondo, o almeno la fine di un mondo. Il rischio era diventare una umanità senza futuro, senza speranza, senza identità, senza prospettiva. La naturale casa di ogni rinascita, diceva San Benedetto, è la comunità, la casa comune, punto di arrivo in cui ognuno deve portare il meglio di sé, per poter avere e riceverne il meglio. San Benedetto propone quattro pilastri per sostenere questa casa, che se riusciamo a mantenerli in equilibrio permettono di costruire l'uomo e la donna e con loro una comunità fraterna giusta, non iniqua e non esclusiva, una casa che non crolla al primo soffio di vento. Il primo pilastro. Ora, prega. Abbi il coraggio di una vita spirituale che ritma la giornata e il tempo. Ricordati che c'è un prima di noi e ci sarà un dopo. Ricordati che c'era il dono della creazione da parte di Dio e la fiducia nei confronti dell'uomo e ci sarà una restituzione alle prossime generazioni che siamo chiamati a dare. Secondo, lavora. Lavora. I romani, liberi, non lavoravano. Il lavoro era degli schiavi. Benedetto che cosa fa? Propone un ribaltamento totale della prospettiva.
Propone il lavoro a tutti, come a ricordare che siamo a servizio di una comunità, uno dopo l'altro, e che possiamo creare novità con le nostre mani e continuare l'opera creatrice di Dio con il nostro lavoro. Terzo, leggi la formazione, la cultura. Pochi sapevano leggere e scrivere in quel periodo. E allora la scuola, la formazione, la lettura come dono di dignità, la cultura come presupposto per una responsabilità cosciente. E il quarto pilastro è il corpo, corporis, nella carne, nel corpo e con le attenzioni a quelle che sono le naturali esigenze della vita, il cibo, la casa, una quotidianità semplice, essenziale, sobria, sostenibile, che non diventa né predatoria, né egoista, né indifferente. Non c'è dubbio. Costruire una comunità o società senza una spiritualità che ci apra orizzonti inimmaginabili per la nostra piccolezza ci costringe a chiuderci in registri e in recinti di arrivisti egoisti. Costruire una comunità e una società sui lazzaroni, sui mantenuti ripetitivi e incapaci di creatività e genio artigianale ci costringe al consumo e a un modello unico predatorio. Costruire una comunità o società con degli ignoranti, tronfi e pieni di sé, e delle proprie inconsistenti ragioni ci riduce al prima noi, se ci va bene, o poco più, e a una cultura che non esplora il futuro e che ignora totalmente il passato. Non ha memoria e non ha storia. Costruire una comunità o società senza corpi, senza volti, senza storie, senza famiglie, ci imprigiona in un virtuale che si illude di capire tutto senza vedere nulla, di abbracciare tutti, escludendo naturalmente gli invisibili ai loro occhi e alla loro mente, i poveri, gli ultimi, gli esclusi, gli stranieri, di amare l'umanità costruendo muri contro fantasmi, di chiudere il cuore all'urlo del creato e dell'ambiente che li accoglie. L'obiettivo non è un idolo cui affidarsi o vendersi, ma un Dio liberatore che ci affida la terra e la storia. Non è un reddito per tutti, ma un lavoro per tutti e per la dignità di tutti. Non è un pensiero unico che ci intruppa, ma una cultura che ci rende originali e capaci di bellezza. Non è un impalpabile corpo virtuale, ma è carne, sudore, amore, che ci fa fratelli e sorelle, che ci fa un'unica grande famiglia umana. Nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. La mancanza di lavoro è molto più del venire meno di una sorgente di reddito per poter vivere. Lavorando, noi diventiamo più persone. La nostra umanità fiorisce. I giovani diventano adulti solo lavorando. Il lavoro è amico dell'uomo e l'uomo è amico del lavoro. Gli uomini e le donne si nutrono con il lavoro. Con il lavoro sono unti di dignità. Per questo, attorno al lavoro, si unisce l'intero patto sociale. Quando non si lavora, la democrazia entra in crisi. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Togliere il lavoro, sfruttare la gente, è anticostituzionale. L'obiettivo vero da raggiungere è il lavoro per tutti. Perché senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti. Il lavoro di oggi e di domani sarà diverso, forse molto diverso da quello di ieri, ma dovrà essere lavoro, non pensione. La scelta è fra il sopravvivere e il vivere. Mentre mi stavo preparando per questo breve contributo, leggevo il compendio di dottrina sociale della Chiesa e cercavo il lavoro. E continuavo ad arrivarmi invece lo stimolo a leggere dell'amore trinitario. E allora alla fine ho letto dell'amore trinitario
e non ho più letto il tema del lavoro. Quindi vi parlerò del lavoro avendo letto il tema dell'amore trinitario. Il tema dell'amore trinitario di Dio ci porta a dire tre cose sul tema del lavoro. La prima, il lavoro è plurale. La pluralità del lavoro significa che è un'esperienza dove ci sono gli uomini e le donne, ci sono i giovani e gli anziani, ci sono gli italiani e gli stranieri, ci sono gli analfabeti e i super laureati, ci sono i cattolici e i non cattolici. Il lavoro è uno, è vero, l'attività è una, ma in realtà è composta da tante persone che lavorano in modo differente e che provengono da razze, lingue, religioni, opinioni politiche, condizioni sociali e personali completamente diverse. La seconda considerazione, allora, è che il lavoro è comunione. Sì, è uno spirito di comunità. Giovanni Paolo II diceva che l'impresa è anzitutto una comunità di uomini. Sì, il profitto conta, il fatto che i conti siano in ordine, anche questo è importante. Ma in realtà l'impresa è costituita da uomini, da persone che portano dei desideri, che portano dei bisogni e che così lavorano all'interno dell'azienda con questi desideri e con questi bisogni. E la cosa importante sarebbe riuscire a trasformare questi desideri e questi bisogni in esperienza collettiva, perché è questo che fa crescere l'impresa. Non dimentichiamoci che nella nostra Costituzione c'è anche scritto che la partecipazione alla gestione delle imprese è un fatto importante, è riconosciuto proprio dalla nostra Costituzione. Quindi il primo è che l'amore è plurale, il secondo che che il lavoro è plurale, lo taglieranno loro. Quindi il lavoro è plurale, il lavoro è comunione e la terza considerazione è che il lavoro si incarna. Cioè il lavoro vive nella storia. Oggi, nell'aprile 2020, possiamo dire che la storia sta vivendo un momento difficile. Qualcuno è in cassa integrazione, qualcuno avrà il bonus dei 600 euro, qualcuno il reddito di cittadinanza, qualcuno tornerà a lavorare sperando che il lavoro sia quello di prima, qualcuno tornerà a lavorare e non troverà il lavoro che c'era prima. Il lavoro è anche morto, in qualche caso, è messo sulla croce. Non per colpa di una macchina a volte, ma per colpa di una cosa che noi non potevamo prevedere. Poi a volte il lavoro si incarna, nel senso che si incarna negli infortuni, nelle morti. Tenete presente che ogni anno ci sono circa un migliaio di morti sul posto di lavoro, che significa 3 morti al giorno. Ogni giorno che passa, 3 morti sul lavoro. Quindi il lavoro si incarna e a volte questo modo di incarnarsi è un modo che porta anche alla morte. Quindi il lavoro è plurale, il lavoro è comunione, il lavoro si incarna. Credo che in queste tre caratteristiche si possa vedere l'amore trinitario, cioè la capacità di legare insieme ciò che è anche distinto. Il lavoro è tutta questa esperienza, è un'opera straordinaria nella vita di ogni persona. Dobbiamo farla diventare un'opera collettiva. Adriano Olivetti diceva una cosa interessante, diceva che cos'è la fabbrica comunitaria? E lui dice una cosa che non sembra neanche avere a che fare con l'economia e col lavoro. Dice, la fabbrica comunitaria è un luogo dove c'è giustizia e domina il progresso, dove si fa luce la bellezza e l'amore, la carità e la tolleranza sono nomi e voci non prive di senso. A noi sembra strano che in un'impresa, in un'azienda si possa parlare sì di progresso, sì, di tolleranza, ma è difficile pensare alla luce della bellezza, alla luce dell'amore, alla luce della carità. Eppure, per qualcuno di noi è stato così. Noi crediamo che questo sia il lavoro che possa liberare l'uomo ed è per questo che festeggiamo e ricordiamo il 1° di maggio il lavoro, per dirci che il lavoro è sofferenza, il lavoro si incarna, che il lavoro è comunione, il lavoro è tutto ciò che è anche plurale. Però il lavoro è anche ciò che ci accomuna e ciò che può diventare grazia e luce per tutti quanti noi. Da qualche secolo, ed in rapido crescendo, si produce falsa ricchezza per sfuggire a false povertà. Di tale falsa ricchezza si può anche perire, come di sovrappeso, sovramedicazione, surriscaldamento. Falso benessere come liberazione da supposta indigenza è la nostra malattia del secolo nella parte industrializzata e sviluppata del pianeta.
Ci si è liberati di tanto lavoro manuale, avversità naturali, malattie, fatiche, debolezze. Forse tra poco anche della morte naturale. In cambio abbiamo radiazioni nucleari, montagne di rifiuti, consunzione della fantasia e dei desideri. Tutto è diventato fattibile ed acquistabile, ma è venuto a mancare ogni equilibrio. Non solo l'apprendista stregone è il personaggio simbolo del nostro tempo, l'antico re Mida che ottenne il compimento del suo desiderio che ogni cosa che toccava si trasformasse in oro. Ci appare come il vero patrono dei culti del progresso e dello sviluppo, l'attualissimo predecessore dei benefici della nostra civiltà. Così come il comandamento, non uccidere, pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana. Oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione e dell'iniquità. Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia al ribasso di 2 punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo quando c'è gente che soffre la fame. Questo è iniquità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate, senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Si considera l'essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello scarto, che addirittura viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell'oppressione, ma di qualcosa di nuovo. Gli esclusi non sono sfruttati, ma rifiuti, avanzi. In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della ricaduta favorevole, che presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell'indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri. Con che attualità risuonano queste parole di Papa Francesco nel momento storico attuale? Davanti ad una crisi che è innanzitutto sanitaria, ma poi con forti ed imminenti conseguenze anche sul piano economico, questa paura di masse della popolazione che possono essere scartate, escluse, prive di lavoro, di prospettiva, sembra più vicina e più reale che mai. Allo stesso tempo, però, la riscoperta della nostra comune debolezza, fragilità umana,
della interdipendenza forte che ci lega gli uni agli altri, sembra di contrastare con forza questa globalizzazione dell'indifferenza di cui ci ammonisce il Papa. I momenti di crisi, infatti, sia nella vita individuale ma anche in quella collettiva, rappresentano anche dei momenti di grandi opportunità, di ripensare, di reindirizzare, di innovare. Sono dei bivi che ci pongono di fronte a delle domande non rimandabili. Mettono in questione anche il modo in cui leggiamo la realtà attorno a noi. Siamo infatti in un tempo in cui, tra altri, anche il lavoro assume un significato diverso rispetto a quello che eravamo abituati a dargli. Negli ultimi decenni, infatti, si era messo in corso un vero e proprio processo di delegittimazione del senso del lavoro, instaurandosi sempre più diffusamente l'idea che il lavoro non fosse un bisogno fondamentale dell'essere umano, in quanto le persone hanno bisogno di soldi in tasca per consumare e non tanto di lavorare. Oggi, di fronte al lavoro spesso sacrificale di operatori sanitari, di agenti delle forze dell'ordine, di volontari e tanti altri, si riscopre che il lavoro è qualcosa di più, molto di più di un mezzo per ottenere un reddito per consumare. Stiamo infatti riscoprendo il valore intrinseco del lavoro, testimoniando anche come la nostra economia non crolla anche grazie a lavori umili di tanti, dagli OS agli addetti delle pulizie, dagli autisti dei camion della logistica ai commessi nei supermercati. Abbiamo riscoperto che l'economia non è tanto e solo una sfrenata competizione in cui vince il più forte, ma anche e soprattutto un'enorme azione collettiva che vede coinvolte milioni di persone che cooperano lavorando. E forse è proprio questo il momento giusto di chiederci che economia vogliamo e immaginiamo per il domani. Si tratta semplicemente di far ripartire tale quale quella che abbiamo conosciuto fino a ieri? Oppure andare oltre l'idea che l'economia sia un dominio della vita umana e sociale eticamente neutrale e riscoprire la sua vocazione insita di essere anche un luogo civile? Un'economia, cioè, per usare le parole che il Papa ha indirizzato ai giovani economisti, imprenditori e changemaker, invitandoli a stringere un patto per un'economia nuova, un'economia che fa vivere e non uccide, che include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda. Riscoprendo l'economia e il mercato come luoghi intrinsecamente civili, cambia anche il significato che attribuiamo al lavoro al loro interno. Un lavoro che fa parte integrante del processo generativo a cui l'impresa, che persegue significati più ampi e più profondi della semplice massimizzazione del profitto, è chiamata. Un'economia così non è da inventare da zero, esiste già. Ce l'hanno mostrato tante imprese che in tempi brevissimi, senza tirarsi indietro, hanno riconvertito la propria produzione per rispondere a delle esigenze emerse. Ce l'hanno mostrato anche aziende che pure in questi tempi difficili non hanno esitato di rischiare di perdere dei clienti pur ribellandosi alla cultura dello scarto e dell'imperfetto. E anche quelle imprese che già lavoravano con una particolare attenzione all'armonizzazione dei tempi di vita di lavoro e non sono state colte e impreparate davanti a questa crisi attuale. Citando un imprenditore civile, è dentro la situazione di fragilità che si scopre che nessuno può salvarsi da solo, che dipendiamo l'uno dall'altro e che questa dipendenza non è un limite alla propria libertà. La fragilità infatti diventa la condizione per realizzare delle possibilità. Sicuramente i tempi odierni richiedono un particolare impiego della creatività umana, ma forse proprio lì è nascosto anche un potenziale unico di ripensare, di ridare senso, di immaginare degli scenari che fino a ieri sembravano improbabili, impensabili. La ripartenza, la ricostruzione sicuramente richiederà tanto lavoro, ma saremo noi a dargli una direzione oppure un'altra. Sino a quando ogni forma di economia sarà canalizzata essenzialmente attraverso il denaro, sarà assai difficile far valere dei criteri ecologici e ci saranno pesanti ingiustizie socio-ecologiche. Chi può pagare potrà anche inquinare. Un processo di rinaturalizzazione che allontani dalla mercificazione generalizzata, dove tutto si può vendere e comperare,
e valorizzi invece l'apporto personale non fungibile, potrebbe aiutare a scoprire un diverso e maggior godimento della natura, del lavoro, dello scambio sociale. Le res communes omnium, dalla fontana pubblica alla spiaggia, dalla montagna alla città d'arte, non si difendono col ticket in denaro, bensì con l'esigere una prestazione personale, con un legame col volontariato. Dal momento che tutto è intimamente relazionato e che gli attuali problemi richiedono uno sguardo che tenga conto di tutti gli aspetti della crisi mondiale, propongo di soffermarci adesso a riflettere su diversi elementi di un'ecologia integrale che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali. L'ecologia studia le relazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente in cui si sviluppano. Essa esige anche di fermarsi a pensare e a discutere sulle condizioni di vita e di sopravvivenza di una società, con l'onestà di mettere in dubbio modelli di sviluppo, produzione e consumo. Non è superfluo insistere ulteriormente sul fatto che tutto è connesso. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socioambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. Oggi l'analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall'analisi dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani e dalla relazione di ciascuna persona con se stessa, che genera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente. C'è un'interazione tra gli ecosistemi e tra diversi mondi di riferimento sociale, e così si dimostra ancora una volta che il tutto è superiore alla parte. Ci prepariamo a festeggiare il 1° maggio, questa volta non scenderemo nelle strade, nelle piazze, e rimarremo in casa ed è l'occasione per riflettere. E non riflettiamo soltanto perché non possiamo scendere per le piazze, organizzare concerti e iniziative pubbliche. Avevamo bisogno di riflettere sul mondo del lavoro, e da tempo avevamo bisogno di riflettere, e non viene questa cosa soltanto per via del virus e ripensare gli spazi del lavoro per ragioni di protezione. Avevamo bisogno di riflettere sul mondo del lavoro da molto prima. Il virus ha soltanto acutizzato il disagio sul mondo del lavoro. Perché bisogna riflettere sul mondo del lavoro? Perché sempre più il lavoro continua a creare un solco tra classi sociali, tra ricchi e poveri, tra persone integrate nel sistema e persone emarginate dal sistema, gli scarti sociali. E poi ancora perché il mondo del lavoro, così come organizzato, produce da una parte un reddito eccessivo per alcuni e dall'altra tantissimi disoccupati, miseria per altri. E nei disoccupati il mondo giovanile, che fatica ad affacciarsi nel mondo del lavoro, e quando riesce ad affacciarsi, anzi meglio ad aggrapparsi, lo fa davvero con pochissimi tutori, contratti a termine, a progetto, lavoro nero, stage. Abbiamo bisogno di ripensare al mondo del lavoro per la mortalità, perché il lavoro non avviene in sicurezza,
di lavoro ancora si muore e si continua a morire. E poi ancora perché il lavoro nero non è più soltanto un privilegio del Sud, ma riguarda l'intera nostra nazione ed è fonte di ricatto, di soggezione economica e produce criminalità e mafia. Abbiamo bisogno di ripensare al mondo del lavoro perché i processi produttivi del modello di sviluppo che stiamo portando avanti stanno sempre più creando un inesorabile collasso non solo sociale ma anche dell'intero ecosistema. Ed infine abbiamo bisogno di ripensare al mondo del lavoro come cittadini credenti perché crediamo che la fede non si giochi in spazi protetti al di fuori della società, ma si gioca proprio nella vita reale. Il mondo è il santuario in cui siamo chiamati e chiamate a celebrare la vita. E tutto ciò che ostacola la vita, va ripensato e va cambiato. Ecco, nella Bibbia di lavoro si parla molto. Ho scelto di entrare in una riflessione sul lavoro con la Bibbia attraverso un libro che mette a tema il lavoro, ne fa il filo conduttore. La Bibbia presenta il lavoro nel suo insieme, nelle scritture, cercando di tenere vivo il dibattito. Il lavoro come esperienza positiva che produce il pane, che allieta e nutre la vita, e il lavoro come esperienza alienante, il lavoro che va regolarizzato e si chiede al datore di lavoro di provvedere a pagare il giusto salario all'operaio. Il lavoro che genera conflitto e tensione, come nel caso di Caino e Abele. Il lavoro faticoso della terra. Ecco, ma c'è un libro che lo tematizza in modo particolare, creando subito tensione dialettica, presentando una riflessione non solo sul lavoro, ma sui modelli di lavoro. Perché dimmi quale modello di lavoro tu pratichi, tu percorri, io ti dirò che tipo di società tu metti in atto. Ecco dunque che stiamo parlando dell'Esodo. Quell'esperienza che Israele sceglie come esperienza iniziatica per la sua identità, Israele mette in scena nel libro dell'Esodo una riflessione sul lavoro dove si confrontano due modelli in antitesi, da una parte il lavoro alienante, dove l'umanità è ridotta a meccanismo nella fabbrica di mattoni del faraone, dell'idolo che pensa al lavoro come possibilità di arricchimento a scapito della forza lavoro. E dall'altra parte un Dio che interviene in questo modello alienante per liberare un popolo e presentargli un'alternativa diversa a quel tipo di lavoro tutto uguale. La parola che riceverà Israele come costituzione avrà una parola dedicata al lavoro, celebrata attraverso il richiamo al sabato. Il sabato non è altro che la memoria di un tempo in cui il lavoro si susseguiva in maniera tutto uguale, non era permesso distinguere tra il tempo ordinario e il tempo straordinario. La festa del sabato è la festa che riconosce che c'è un tempo per il lavoro e un tempo del riposo, che il lavoro va ripensato anche attraverso i ritmi di lavoro. Il sabato ancora non viene celebrato oggi, noi viviamo in un'epoca in cui si muore di troppo lavoro e si muore senza lavoro, con la disoccupazione. Si muore per ritmi di lavoro alienanti, massacranti, e si muore per la mancanza di lavoro. Ecco, allora io mi auguro che questo tempo dove siamo chiamati a celebrare il 1º maggio, astenendoci dal lavoro e dalle manifestazioni, ci porti a una riflessione sul lavoro capace di restituirci i ritmi del lavoro e i modelli di lavoro in grado di generare vita. L'Esodo si apre con la scena di donne levatrici che accompagnano le donne a partorire vita. Ecco, di lavoro si parla anche come travaglio, come fatica. Possa il nostro travaglio, la nostra riflessione, generare un lavoro capace di produrre vita per tutti e tutte e per l'ecosistema. Oggi
difettiamo di una norma fondamentale di vincolo ecologico che, viste le caratteristiche del nostro tempo, avrebbe peso e valore solo se frutto di un processo democratico. Certamente esiste in questa o quella carta costituzionale un comma o un articolo sull'ambiente, ma siamo ben lontani dal concepire la difesa o il ripristino dell'equilibrio ecologico come una sorta di valore di fondo e pregiudiziale delle nostre società e di trarne le conseguenze. Se si vuole riconoscere ed ancorare davvero la desiderabilità sociale di modi di vivere, di produrre, di consumare compatibili con l'ambiente, bisognerà forse cominciare ad immaginare un processo costituente che non potrà avere ovviamente in primo luogo carattere giuridico, quanto piuttosto culturale e sociale, ma che dovrebbe sfociare in qualcosa come una costituente ecologica. In fondo, le costituzioni moderne hanno il significato di vincolare il singolo ed ogni soggetto pubblico o privato ad alcune scelte di fondo che trascendono la generazione presente, o a maggior ragione la congiura politica del momento. Se non si arriverà a dare un solido fondamento alla necessaria decisione di conversione ecologica, nessun singolo provvedimento sarà abbastanza forte da opporsi all'apparente convenienza che l'economia della crescita e dei consumi di massa sembra offrire. Ecco, siamo arrivati alla fine della nostra riflessione in questo momento che per noi questa sera è stato celebrare il 1° maggio. Anche per questa ricorrenza ci siamo accorti che nulla è più come prima. E se è vero che siamo a distanza, ugualmente ci sentiamo tutti coinvolti come ACLI, ma ancora di più come comunità intera che si raduna in cerca di una parola, di un senso che permetta di custodire la memoria del bene ricevuto e del male sofferto in questo tempo difficile e soprattutto che ci aiuti ad alzare gli occhi con speranza su questo pezzo della nostra vita così martoriato dalla pandemia che è il lavoro. Ce lo ricordava Lidia, c'è bisogno di riflettere tanto sul mondo del lavoro, con tutte le contraddizioni che prima della pandemia si vivevano e ancora oggi di più ancora si vivranno. Riflettere su quel santuario di Dio che è la vita vera e concreta delle donne e degli uomini, perché dove c'è vita buona, lavoro buono, lì c'è Dio. E dove non è così, allora siamo chiamati a prenderci la responsabilità di riportarci umanità e di riportarci Dio, quindi il suo sogno, dentro al mondo del lavoro. Noi celebriamo il 1° maggio ridicendoci alcune parole importanti su quella che è l'anima del lavoro, che è uno spazio di relazione dentro alla pluralità, alla comunione, che è un luogo dove prenderci cura della storia per quella che è, ci ricordava Roberto. Ci siamo ridetti, come diceva Don Fabio, che Dio ci ha affidato la terra e la storia per coltivarla e per farla crescere come l'unica grande famiglia umana. E noi vogliamo dire che l'anima del lavoro, il perché del lavoro, come Dio, la Chiesa, noi vogliamo intendere il lavoro, sia il nostro primo modo per pensare a quel dopo che ormai sta prendendo forma, evidenziando grandi fatiche da parte di moltissimi di noi. L'abbiamo ascoltato tante volte in questi giorni e credo che ciascuno si porti dentro davvero tanta preoccupazione. Intere filiere che danno lavoro a milioni di persone si sono fermate, inceppate e lo resteranno ancora per tanto tempo. Già da adesso molti dichiarano l'impossibilità di riaprire la propria attività. Ci sarà meno lavoro, non ci giriamo intorno e chissà
Quante ne avete ascoltate anche voi di queste tantissime persone che dicono e già sperimentano che nulla sarà più come è andato fino adesso. Anche rispetto alla dignità del lavoro, ai diritti, alla salute, che rischiano di finire in secondo piano quando è scartata la dignità e quando i lavoratori stessi diventano uno scarto di tutto questo. Ce lo ricordano bene, lo ribadiscono i vescovi nel messaggio del 1° maggio che ci hanno consegnato. Tutti, almeno a parole, chiediamo un'economia più giusta, più sostenibile, più rispettosa dei diritti, dell'ambiente, dei tempi della vita. Ecco, capiamo che questo non è solo un problema dei politici o delle multinazionali o dei datori di lavoro, ma che ognuno di noi ha la sua parte da fare, ognuno di noi. E se proviamo a essere onesti, sentiamo che questa è tutt'altro che una bella frase già fatta. E allora dobbiamo ricomprendere e ridire con energia a partire dal nostro cuore e dalla concretezza delle nostre scelte che la vera fonte di valore sono le nostre relazioni umane e quelle con l'ambiente e che non siamo monadi isolate e che la vera ricchezza che noi abbiamo non è misurabile semplicemente da un astratto sistema di prezzi, ma dall'incontro con esseri di carne e anima interdipendenti gli uni con gli altri e con il territorio. Questo dobbiamo imparare nuovamente a ridirci come quell'essenziale che non ci fa cadere nel baratro della logica dello scarto. In questi mesi le nostre terre, le nostre province, la nostra regione è stata capace di mostrare inimmaginabili e magnifiche storie di solidarietà, di generosità, di coraggio. Mi chiedo se a partire da ciascuno di noi avremo la forza e la determinazione di questi slanci anche dopo. Ecco, noi stasera in modo molto laico anche abbiamo voluto richiamare questi temi. Adesso invochiamo la benedizione su tutti noi, su coloro che hanno perso la vita in questo tempo, su coloro che vivono ancora la difficoltà della malattia, che vivono il lutto di qualche loro caro. Il Signore ci benedica tutti e ognuno di noi diventi la sua benedizione per tutti quelli che incontreremo. Il freddo di Ali che aspetta che una mano devota sorteggi chi avrà un letto stasera e chi riavrà la strada e dove atterrerà Marilu che ha aperto le sue ali bucate. E chi passeggerà insieme a Frank sulle orme delle fate. Le città invisibili sono orizzonti per marinai sedentari, sguardi rincorsi su sentieri immaginari. Città invisibili sono evidenti però nascoste ai normali occhi succhiati dalle gabbie commerciali. Città invisibili sono la voglia di cominciare da capo. Sono idee.
Buonasera a tutti e tutte, grazie ad Acli per questo invito. Questo era un frammento di un pezzo che ho intitolato Le città invisibili, ovviamente in omaggio al capolavoro di Calvino, però in questa canzone non ho voluto parlare soltanto di città immaginate, ma anche di invisibili dentro le città reali. E quindi ecco l'augurio per una repubblica fondata sul lavoro e per un lavoro che deve rianimarsi, che deve ripartire e che si possa ripartire con un occhio di riguardo soprattutto per gli invisibili, per quei lavoratori, per quelle lavoratrici che hanno dimostrato essere essenziali. Penso per esempio ai raccoglitori, al settore agricolo, penso ai trasportatori, a settori produttivi che sono sicuramente sottotutelati fino ad arrivare alle soglie dello sfruttamento. Ecco, io penso che se questa ripresa andrà bene o andrà male non dipenderà da qualche destino ineluttabile, dipenderà dalla nostra capacità di mobilitarci per rivendicare diritti collettivi e contrastare quella frammentazione del lavoro che era già in atto e che con questo isolamento, con questa solitudine, che diventerà anche solitudine lavorativa, potrebbe aggravarsi. Io penso invece che si debba rivendicare il diritto del lavoro e non il lavoro a tutti i costi, e che spero profondamente che questa ripartenza necessariamente in emergenza non sia l'occasione per derogare per l'ennesima volta al diritto e ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e incrementare per l'ennesima volta quel divario tra il reddito di chi produce e i redditi di chi beneficia dei frutti di quel lavoro. Grazie e buona serata.